Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono MattRider, questo è MattRider Garage e oggi monteremo i pezzi che abbiamo scartato la scorsa volta su questa ragazzaccia, così la renderemo più personalizzata e più agile perché cambieremo anche le pedane e più protetta perché metteremo le protezioni. Quindi bando alle ciance e ciance alle bande, sigla e cominciamo. Allora, iniziamo con questi, i bilancieri. Andremo a sostituire quelli che già ci sono, che non so se si riesce a vedere, vedete come si muovono una cifra. Non so se è giusto che siano così per bilanciare le vibrazioni, ma comunque, boh, tanto mettiamo questi nuovi, poi quindi, si fa sempre in tempo a tornare indietro. Quello che ci vuole è semplicemente una chiavetta qui. E li cambiamo. Tec. Dure. Direi che c'è da metterci un po' dei frenafiletti. Ho deciso che lo metto così, cioè che chi guida lo legga. Oh, però sa che io qua tutta sta roba la devo levare. C'è tutto in più, tutti questi pezzi qui sono in più. Vediamo. Vedi? Qui c'è il coperchietto e qui c'è sta la cosa da mettere. Vabbè. Ci andrà. Cioè, tiro una merda. Tutto questo spazio? Partiamo subito con un acquisto sbagliato. Allora, credo che per montare questi devo tagliare qui, cioè dovrei tagliare questo, l'altezza qui, e utilizzare questo per... però poi non potrei più rimontare gli originali. Quindi direi che questo lo scartiamo e magari compriamo un manubrio aftermarket. E il primo è andato male. Passiamo alle maniglie, belle, bellissime, vediamo, splendide, splendente alla luce del giorno. Ok, questa sembrerebbe di sì. Va bene. Cioè, stessi attacchi, stessi ganci. Cacciavite di Cristo. E via. Stretta. Un po' leggermente corta, quindi adesso l'allunghiamo un pochino. Praticamente qui sotto c'è questa vite qui che non riesce a mettere nessuna chiave intorno, quindi mi sa che mi toccherà allentare il blocchetto, cioè non il blocchetto, insomma la pinza, e farà da staccare.
Leverò questi qua. Vedete? O da qua riesco a almeno infilare la chiave qui. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Non so se si sta vedendo un cazzo. Comunque bisogna levare questo coso qui, così gira tutti i cosi, perché così arrivi qui e puoi levare il cavo. Questo cosetto qui. Questo coso qui va ingrassato. Non va scavurato le gambe. Questo si usa quello originale. Ora rimettiamo questo. Metto qui. Si salvo fermo. Vabbè, semplicemente ho stretto la vite qua dietro, ho rinfilato il bicchierino e ho rimesso tutto. L'ho allungata, qua ho stretto un pochino e niente, questa l'abbiamo messa. Non è bello? Guarda, stesso verde, yeah! Con la scrittina. Va bene, e questo è fatto. Allora, proseguiamo con le modifiche. Adesso mettiamo questi, sono i paramotore e ovviamente non ci stanno istruzioni, quindi andiamo un po' alla cazzo di cane, come sempre. Qui ci stanno un sacco di pezzi, pezzettini, e ovviamente non ci stanno istruzioni, tipo questo proprio non riesco a capire dove cazzo vada messo. Questo frignetto qui, questo frignetto qui, e lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qui dentro, così arriva a pari qui senza far vibrazioni. Poi ci mettiamo questi, che credo vadano così, così, questo qui va sempre qui per attaccare poi la copertura. Cilindro qui che serve per fare lo spessore qui dietro, e questo qui che andrà a sostituire il dado. Collegato questo coso così, non so se si capisce. Ecco qua. Sono attaccati così. Facendo così. Devo andare dietro. Levato tutto, vedete? Qua dietro ci sta questo, e questo è dove dobbiamo mettere. Vedete? Ci sta anche l'intaglio, quindi va per forza qui. Bom, come vedete, non sta ad attaccare. Mettiamo questo e ora ci mettiamo questo e quella lunga.
Alla fine mettiamo queste con lo sportivetto. Boh. Come vedete lì c'è la sbarretta che va quello un po' più piccolo, poi c'è quello grosso che va per lo motore, poi alla fine tutto è coperto qua e qui c'è la parte che scivola. Ma alla fine se ci mettiamo un'istruzione insomma non è così difficile. Va bene, passiamo all'altra parte. Questa, questa e questa. Smontiamo tutta la piastra e qua dietro ci stanno gli attacchi. Dai! Finito. Beh, non è brutta, eh? Dai, ci sta, ci sta. Va bene, poi continueremo il resto. Oh, è stato ancora qua? Allora se state ancora qua vuol dire che il video vi è piaciuto, e se il video vi è piaciuto potete mettere like, e se mettete il like allora vi iscrivete al canale, e se vi iscrivete al canale allora mettete la campanellina, no? Comunque, nel prossimo video monteremo la maniglia del passeggero e monteremo le pedane arretrate, che ragazzi con tutti quei pezzi senza istruzioni sarà veramente un cazzo di bordello. Mi metterei le mani nei capelli se ce l'avessi. Bella, regà, metto una barba.